Quella di ieri è stata una domenica per il Modica Calcio, non di partita, ma altrettanto importante perché ha visto insieme tifosi, vecchi e nuovi dirigenti e anche sostenitori e amici provenienti da molto lontano. Erano gli ultras di Nola in Campania, arrivati qui a Modica per presenziare all'inaugurazione della nuova sede in via Ruffino 45. La mattina però hanno ritenuto opportuno approfittare della permanenza a Modica per visitare la casa museo di zio Pietro Scollo. Accompagnati dal figlio Elio, hanno potuto ricordare e omaggiare lo zio di tutti i tifosi del Modica Calcio. E se non ieri, durante l'inaugurazione della nuova sede, quale momento migliore per girare all'interno di pochi metri quadrati e ripercorrere decenni di storia del Modica Calcio? Appuntamento del giorno, però, come accennato, l'inaugurazione della sede del gruppo Ultras Tradizione, alla quale hanno partecipato anche i vertici della società del Modica Calcio, il presidente onorario Elio Scollo, un rappresentante Ultras di Caltagirone e il gruppo Ultras Sostenitori. E oggi ci siamo, 7 luglio 2019, finalmente abbiamo realizzato un sogno in 70 giorni di duro lavoro, perché ricordo che abbiamo realizzato il gruppo Tradizione che era il 26 aprile 2019 partendo in 5 persone. In 70 giorni di duro lavoro oggi ne è stata la dimostrazione di una sana domenica all'insegna dell'amicizia, dell'aggregazione e del movimento Ultras. Questo per noi è un punto di partenza per rilanciare una grande tifoseria assieme agli altri gruppi organizzati di Modica, per rilanciare una tifoseria che Modica come città merita e che ha sempre meritato. Sicuramente abbiamo capito i ragazzi e tutta la città in generale cosa si aspetta dalla nostra diciamo, gestione del Modica Calcio. È chiaro che le attese per la città e per soprattutto per il gruppo tifosi sono sicuramente importanti. Noi, come ho già detto poco fa, cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo il piacere di crescere sia come società sia come gruppo tifosi, perché oggi io ho detto una cosa e la ribadisco in questo momento, che noi partiamo dai tifosi che vogliamo coinvolgere il più possibile al campo, vogliamo creare una bella atmosfera tutte le domeniche, perché il calcio in questo momento deve essere questo: aggregazione, tifosi, ultras ci trasmetteranno sicuramente adrenalina, e quindi noi di conseguenza i ragazzi speriamo che ci diano le risposte che ci aspettiamo. Pietro sempre presente!